Con la presentazione dei progetti artistici che animeranno il Teatro Biblioteca Quarticciolo e il Teatro di Tor Bella Monaca, entra a pieno regime l'attività del Sistema Casa dei Teatri della Drammaturgia Contemporanea, istituito dall'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale e gestito da Zetema Progetto Cultura con la direzione di Emanuela Giordano. Parte pieno nel regime l'attività della Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea. Siamo molto contenti perché stiamo facendo un bellissimo lavoro sul territorio. Abbiamo chiamato e ascoltato e stiamo lavorando con tutte le associazioni del territorio, dai centri anziani ai professori, agli artisti, associazioni culturali, bande musicali, danzatori e anche cittadini che non appartengono a delle associazioni ma che vogliono stare lì e considerare questi teatri un luogo abitato, la loro casa, ma non sono parole, non c'è retorica, lo stiamo facendo veramente. È un lavoro molto bello, inedito, rapporto con l'Università di Tor Vergata. E stiamo cercando di ottimizzare tutto quello che abbiamo: il materiale, gli spazi, i service, le energie. Attraverso una serie di incontri sono emerse proposte ed esigenze che entreranno a far parte delle attività e dei laboratori proposti dal sistema, nella convinzione che i due teatri siano luoghi da abitare e condividere in tutto l'arco della giornata. Poi ci sarà la formazione, moltissimi laboratori per professionisti e non professionisti, laboratori nelle scuole, laboratori per bambini, ci sarà un bando per giovani drammaturghi da 18 a 30 anni, delle residenze, quindi inviteremo dei drammaturghi a stare in residenza da noi, quindi apriamo il Quarticciolo e la facciamo diventare una sorta di casa per alcune compagnie che saranno lì, proveranno delle loro nuove produzioni e che poi faranno debuttare da noi in anteprima, appunto nel nostro teatro, quindi le inseriremo in stagione. Questi stessi drammaturghi che saranno in residenza da noi, che sono Peppino Mazzotta, Michele Santeramo e Giampiero Rappa, poi faranno da tutor ai giovani drammaturghi che parteciperanno al bando, quindi li seguiremo in una sorta di percorso formativo. Le due direzioni artistiche hanno espresso il proposito di una collaborazione stretta tra tutte le parti in gioco, ottimizzando spazi e risorse, scambiando idee e potenzialità. Partiamo con Giorgio Tirabassi, mi ricordo solo questa, no? Abbiamo chiesto l'aiuto per questa prima fase, diciamo così, di artisti che sono affettuosamente seguiti dal pubblico romano e poi di interventi sulle persone che nel territorio operano già come artisti amatoriali o non amatoriali, insomma quelle che sono le realtà presenti nel quartiere. Cerchiamo di presentarci con uno spirito affettuoso, divertito, proponitivo e anche di accoglienza. Insomma, far capire che questo spazio non è lo spazio di artisti che vengono da fuori e se lo gestiscono come gli pare, poi chiudono la chiave, la mettono dentro lo zerbino e se ne vanno, ma che è un luogo dove tutti, soprattutto le persone del quartiere, possono trovare una risposta, un'accoglienza e una risposta, un interesse di ascolto, perché queste persone sentano il loro teatro una stanza in più di casa loro, in qualche modo.